stato rinviato lo sciopero degli operatori ecologici che doveva tenersi a Giarre sabato, dopodomani. E la novità più rilevante emersa dall'incontro che ieri si è tenuto in prefettura tra il viceprefetto Domenico Fichera, i rappresentanti dei sindacati dei Netturbini, il sindaco Angelo Danna e il direttore dell'unità territoriale della ditta d'asti Elvira Vitale. Il comune, riferisce Alfio Leonardi della FPCGL, ha annunciato che nei prossimi giorni effettuerà il pagamento di una congrua somma alla d'asti. L'azienda provvederà a pagare il saldo di febbraio e l'altro stipendio. Non si sanno i tempi, accogliamo con riserva questa notizia, ma manteniamo il livello di protesta alto. Lo sciopero è solo rinviato, prendiamo l'uovo ma non molliamo la gallina. Durante la riunione al viceprefetto la protesta dei sindacati per uno stipendio e mezzo di ritardo è parsa anche eccessiva, visto che nel catanese vi sono situazioni ben più gravi. L'UGL si è dichiarata non d'accordo a questa posizione emersa dalla riunione e a Alfio Leonardi è apparso che si fossero invertite le parti e che i lavoratori dovessero pure giustificarsi. D'accordo con altre sigle sindacali, dice Giovanni Laspina della CISL, abbiamo posticipato al 2 maggio lo sciopero indetto per sabato per verificare se frattanto la ditta pagherà lo stipendio. Il sindaco Angelo Danna ha ribadito che il comune, pur nelle difficoltà, ha dimostrato attenzione per questo servizio, ha ricordato che per i primi 11 mesi non ci sono state difficoltà e che i problemi sono emersi quando si è verificato il blocco della tesoreria. Tuttavia, da quando si è sbloccata la tesoreria, l'ente ha pagato alla d'asti 600.000 euro e nell'arco di pochi giorni effettuerà un ulteriore mandato. Il primo cittadino ha ribadito che è interesse di tutti fare un ottimo servizio. Riuscire a ridurre i costi contribuirà anche a garantire la retribuzione dei lavoratori.